Un vero e proprio regalo per i malati, le loro famiglie e i volontari. Un sogno che è durato anni ma che finalmente si concretizza. Sono tante le attività che potranno essere seguite dai malati oncologici all'interno del giardino terapeutico inaugurato a Casa Medea. Ortoterapia, cucina, ginnastica dolce, yoga e molti altri corsi. Le attività all'interno del giardino aiuteranno i malati a migliorare la socializzazione, la creatività e a riprendere fiducia dopo il periodo di malattia. Da settembre partirà il primo corso di ortoterapia. Il giardino, progettato dagli architetti Vanessa Passalacqua e Giulio Fabbi, è pensato come una serie di stanze all'aperto da scoprire. Un percorso sinuoso nel verde, dove si trovano un'area per l'ortoterapia, l'arco delle farfalle, un roseto segreto, una collina romantica con il gazebo fiorito. Per noi è uno strumento di lavoro per migliorare la salute fisica e sociale dei malati, aiutarli a uscire dall'isolamento in cui la malattia inevitabilmente li spinge, e quindi se riescono a trovare la forza, e noi faremo del tutto perché ci riescano, a venire qui in giardino, a fare iniziative, a incontrare persone che hanno il loro stesso problema e dedicarsi a tutte le iniziative che via via faremo, io penso che avremo un buon effetto anche terapeutico. Un luogo al di fuori dell'ospedale rappresenta proprio un luogo di aggregazione e di unione, che penso sia la cosa più importante per loro. È stato un gran bel lavoro che abbiamo fatto insieme, e tanti sacrifici, però questi sacrifici non li hai sentiti. Non li hai sentiti perché c'è un piccolo risultato, piccolo, per noi è molto grande, e abbiamo visto che già gli ammalati sono venuti a fare dei corsi. Ho visto la loro faccia felice, quindi questo è ciò che si appaga di tutto. Questo è il nostro giardino.